Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Si è concluso il Gran Premio del Messico a Città del Messico, una gara che sembrava dovesse dare delle grandi aspettative per la Ferrari con Charles Leclerc in pole position e Carlos Sainz al suo fianco in prima fila, e invece ci siamo poi ritrovati con lo scenario abbastanza consueto, quello di Max Verstappen davanti a tutti a conquistare la sedicesima vittoria, e questo è il record dei record nel mondo della Formula 1 in una stagione soltanto, il 51esimo successo, e il signor Max a 26 anni arriva già dove era giunto un certo Alain Prost, il professore. Di questo e di altro andiamo a parlare con il nostro maestro Giancarlo Minardi, che saluto. Ciao Giancarlo. Ciao Franco, ciao a tutti. Siamo Allora, qua. Siamo a meno 3 dalla fine del campionato. Sta volando anche questo 2023. che lettura dobbiamo dare? Abbiamo visto un Verstappen ancora una volta dominatore, a due facce, perché la prima parte della gara sembrava non interessato ad andare via, forse non erano sicurissimi di quanto sarebbero durate col caldo le gomme medie, ma appena messo le scarpe hard non c'è stata storia. Il primo giro ha preso, se n'è andato e poi ha fatto quel buco che non avevamo visto nella prima parte. Ma io credo che sia è disarmante quello che ci fanno vedere, anche con la facilità che lo ottengono. Per cui, se vai a vedere, questa volta forse ha dormito un attimo o non gli è interessato più di tanto fare il giro veloce per creare un po' di suspense a questa Formula 1 che non ha più niente da dire. Per cui, credo che lui, il team, si autoregolano per non dare distacchi impressionanti alle retrovie per cercare di rendere meno pesante la sconfitta degli altri. Questo è il mio parere. È chiaro che nel giro secco la Ferrari, Leclerc e Sainz hanno fatto un capolavoro il sabato, però in gara si ripete costantemente quello che è il motivo ormai di tutta questa stagione. Per me, ottimo lo step evolutivo che ha fatto la Mercedes. Credo che oggi l'unica squadra, se non sbaglia niente, che possa così mettere sotto pressione la Red Bull e la McLaren. Allora, Sabato non hanno fatto il meglio del meglio in qualifica e di conseguenza, però ieri si è visto un Norris fantastico che poteva fare molto di più se partiva meglio. cominciamo l'analisi. Max Verstappen, un pilota che non ha nemmeno più l'ansia del voler cercare la pole position, che sembrava che se non ottenesse la partenza davanti a tutti cascasse il mondo. Ora lo vedo rilassato, l'obiettivo è fare 16, 17, 18 in questa sequenza, probabilmente irripetibile nella carriera. Ma guarda, mi arrivano voci dall'Inghilterra che la macchina del 2024 è ancora più performante, quindi c'è da preoccuparsi ancora di più. Comunque, detto questo, hai sottolineato quello che stiamo vedendo negli ultimi Gran Premi. Verstappen rilassato, Verstappen che pensa al risultato finale, che ieri addirittura, tra l'altro, addirittura non gli è neanche girato per la testa di fare il giro più veloce, cosa che normalmente faceva nei Gran Premi precedenti. Quindi è un segno di forza, di sicurezza, di tranquillità e di potenza che ha questo team e questo pilota in questo momento. Sarebbe da 10, gli diamo 9 per vedere, siccome non ha fatto la pole position, gli diamo 9. Ecco, dammi già il voto per chiudere il quadro Red Bull di Sergio Perez. Ha fatto una partenza straordinaria. Ha fatto lo stesso errore di Lewis Hamilton che abbiamo visto a Doha, però che gli è costato un'enormità di più perché c'era poi il pubblico che è rimasto stupito di questo atteggiamento. È un errore di nervosismo questo, uno della sua esperienza. Dopo la partenza che aveva fatto si poteva probabilmente accontentare, visto anche, ribadisco, la macchina che ha sotto. Quindi è da 5 perché sì, ci ha fatto divertire in partenza, perché ha fatto una cosa fantastica. Devo dire che un po' di dormite l'hanno fatto i piloti Ferrari, però lui poteva tranquillamente gestire meglio la prima curva, anche perché c'era lo spazio addirittura, per cui gli diamo 5 per incoraggiamento, ma è in una discesa libera,
senza freni in questo momento, e quindi deve fare un reset mentale, perché questi sono errori che uno con la sua esperienza non dovrebbe più fare, e ribadisco, soprattutto avendo una macchina che gli può permettere comunque di arrivare secondo, quando e come vuole, e davanti al suo pubblico sarebbe stata una festa. Analizziamo il secondo posto, quello di Lewis Hamilton, quindi una Mercedes che fa fatica in qualifica, ma poi trova il passo sicuramente interessante in gara. Un Hamilton, io l'ho visto battagliero come nel 2021, quando era in lotta per il mondiale come motivazione, e mi sembra che abbia disintegrato George Russell solo sesto con la seconda freccia nera. Ma qui sono le due facce della medaglia. Un Hamilton che davanti alle difficoltà di una macchina in difficoltà non ha reso da 7 volte campione del mondo, lasciando spazio a Russell. Oggi che la macchina gli dà più tranquillità, più sicurezza, è ovvio che fa vedere tutte le sue qualità. Quindi direi, è un voto da 8,5. Il divario che c'è per lui in questa gara a Russell è enorme. Sono quasi 28 secondi, 28 secondi sono un'eternità, quindi sono indeciso tra 8,5 e 9, perché ha fatto una gara molto bella, è partito molto bene, non ha sofferto mai in nessun momento della gara né pressione né problemi con le gomme, niente. Quindi è evidente che lo step che la Mercedes ha fatto si fa sentire, e lui davanti a una macchina performante ritorna il 7 volte campione del mondo. E George? Purtroppo gli devo dare un voto basso, perché ribadisco, 28 secondi sono tanti. Poi ha battagliato con un grandissimo Ricciardo, e per poco l'ha superato, ma gli do un 6, perché comunque in zona punti, ma ribadisco, la differenza tra lui e il suo compagno di squadra in questa gara è enorme. Veniamo alla Ferrari, un podio, il terzo posto di Charles Leclerc, seguito da Carlos Sainz. C'era tutta una prima fila, c'era un'attesa dalla pole position. Come leggi questo risultato, Giancarlo? Perché non si riesce più a capire dove sta la Ferrari. Sì, è vero, nel giro secco riesce a fare la sua migliore prestazione, però io avevo la sensazione che a Maranello abbiano lavorato tantissimo nella speranza di trovare anche un risultato consistente in gara, perché hanno fatto uno studio importante sul raffreddamento per non dover togliere potenza al motore, come era successo l'anno scorso. Avevano pance, cofano motore asimmetrico, proprio per cercare di sfruttare appieno il potenziale della power unit, e nel giro lo abbiamo visto. Poi abbiamo visto una Ferrari reggere abbastanza il passo, 5 secondi da Max Verstappen, tenere dietro la Mercedes nella prima metà di gara, perché poi c'è stata la bandiera rossa. Alla ripartenza è cambiato lo scenario, sembrava che avessero addirittura non solo cambiato l'ala a Leclerc, ma anche la macchina. Io ascolto, e tra la prima parte di gara e la seconda parte, non so il perché, ma è aumentata anche la temperatura, soprattutto quella dell'asfalto. Quindi io credo che sia lì il problema, un problema che dall'inizio dell'anno assilla la Ferrari, perché più di una volta hanno detto dobbiamo valutare, dobbiamo vedere, non abbiamo capito, poi dopo sembra che abbiano trovato una piccola soluzione. È indubbio che sotto loro dichiarazione non fanno più sviluppi, di conseguenza il problema della Ferrari è stato quello che i due piloti in qualifica nel giro secco e su un giro riescono magari a sfruttare al meglio il potenziale della vettura e metterci del loro per sopperire quella mancanza di millesimi o decimi che ci sono con la concorrenza. Poi in gara ritorniamo a ricadere in quello che non è la costanza, quello che non è l'usura degli pneumatici, e quindi direi che non è cambiato un granché, e mi auguro e spero che negli ultimi 3 Gran Premi, il Brasile, anche questo in altura, potrebbe dargli una piccola mano. Non è l'altura della Città del Messico, ma comunque siamo in altura anche in Brasile, e speriamo che nel frattempo, tra il risultato fantastico del sabato e quello che in questo momento secondo me possono dare
i due piloti in gara trovino una soluzione migliore per stare, per cercare di schiodarsi da quei 22 punti che mancano per raggiungere la Mercedes, che però la vede in gran fondo. Dammi il voto di Charles, dammi il voto di Carlos Sainz. Ma io do un 8 a Charles e un 7,5 a Carlos. Io credo che più di così non possono fare in questo momento, col mezzo che hanno. Io ti do la mia sensazione, Giancarlo. Sì, si è visto tutta un'analisi che è andata verso la gestione della gomma, quindi con la hard più difficoltà rispetto alla media. Ma io ti dico, per come sono partiti, che non era l'essere aggressivi nella seconda partenza, io ho avuto la sensazione che loro, siccome è salita la temperatura dell'aria, abbiano a quel punto anche messo a protezione la parte meccanica. Hanno fatto i conti, hanno detto qui più che terzi non riusciamo ad andare, evitiamo di far saltare un motore che può far cambiare completamente poi la lettura della stagione, e si sono messi al passo. Questa è la mia sensazione. Ma è una sensazione che ha della logica. Io ho sottolineato il cambiamento di temperatura, perché questo l'hanno detto in telecronaca, e questo può aver influito sia, come dici tu, sia sulle gomme. Quindi è una visione, direi, quasi certa. Direi è una buona valutazione. Allora, continuiamo la nostra analisi e arriviamo proprio a Lando Norris. Parte dietro e arriva quinto. Piastri stavolta fa un po' più di fatica e chiude all'ottavo posto dopo aver combattuto con tutti quelli che gli arrivavano intorno per far vedere che i suoi muscoli comunque di ragazzino giovane ci sono e come. Una McLaren sbagliata forse in qualifica, che poi invece ha fatto vedere quello che è il suo potenziale effettivo. Qui c'è da capire dove hanno sbagliato, perché il 19° tempo di Norris è un disastro tecnico, sportivo e tutto quanto. Il settimo tempo di Piastri, anzi il settimo, poi se Norris parte settimo o sesto vicino al suo compagno di squadra, quindi il potenziale della macchina in questo Gran Premio era tale, poteva fare qualcosa di fantastico. Io credo che la gara che ha fatto è una gara da 9, gli diamo 8 perché credo che abbia sbagliato lui, per quello che ho potuto vedere io televisivamente parlando, in qualifica. Quindi è un peccato, perché ha fatto una gara con un recupero, per quello che all'inizio ho detto, per quello che si è visto in gara, però c'è anche il fenomeno che gioca contro gli altri, è l'unica macchina che può mettere un po' di pressione in questo momento nei long run alla Red Bull. Per cui io mi sono permesso di dire ieri nel report di Formula 1, Giancarlo, che Norris ha una caratteristica strana. Se parte da dietro fa cose straordinarie, perché si è inventato due sorpassi, chapeau, da fuori classe. Quando però è in lotta per vincere il Gran Premio, perde la qualità del fuori classe e gli manca ancora qualcosa, che finché non rompe sto ghiaccio della prima vittoria gli rischia di pesare, perché se poi la prima vittoria la fa Piastri, ecco che cambia la visione. Ma io credo che sia una questione mentale e ancora di un piccolo salto di maturazione, perché quando parti indietro 19° puoi rischiare il tutto per tutto, perché è comunque una gara persa, e probabilmente non si aspettava neanche lui di fare un recupero come ha fatto, mentre quando è davanti gestisce con più attenzione un risultato come i 2-3 secondi posti che ha fatto, che sono risultati importanti per la squadra. Quindi credo che se continua a fare prestazioni come quelle di domenica, maturi ancora quella sicurezza e quella tranquillità che gli permetterà di fare e di eliminare questa differenza di interpretazione della gara. Intanto potrebbe anche andare a prendere Alonso al quinto posto nel mondiale costruttori. Sainz già ha passato Fernando, quindi sì. Adesso poi analizzeremo. Dammi il voto di Piastri. Ma Piastri lo sei perché comunque ha portato a casa dei punti che sono importanti nella corsa che stanno facendo, però ha preso tanto dal suo compagno di squadra, quindi deve riflettere un attimo. Come hai detto tu, ha tirato fuori i muscoli in 2 o 3 occasioni,
forse ha preso anche un po' di tempo in queste lotte, in queste lotte di forza. Non è stata certamente una delle migliori gare sue. Teniamo presente sempre il discorso che io ripeto, che in questa gara qui era la prima volta che correvo in Messico, e purtroppo dobbiamo toccare con mano che questa è una realtà, è un'esperienza che non la vai a comprare al supermercato, la devi fare in pista. Veniamo all'Alfa Tauri. Ricciardo settimo, in qualifica quarto, la grande sorpresa, nessuno se l'aspettava. Mi è sembrato che l'Alfa Tauri abbia fatto anche lei un lavoro finalizzato a un buon utilizzo in quota del motore Honda, e Tsunoda era arrivato a fare una rimonta fantastica anche lui, a differenza di Norris non capisce quali sono i suoi limiti e si è preso una macchinata stando in un punto all'esterno che se l'è andata a cercare. Finisce dodicesimo fuori dai punti, però l'Alfa Tauri ha fatto un salto molto importante perché adesso è a 16 punti pari con Williams e Alfa Romeo nel Mondiale Costruttori. E se lo scenario del lavoro che ha portato Ricciardo dà stabilità in questo finale, bah, potrebbe anche essere il colpo di reni che fa muovere questa squadra. Ma è indubbiamente un salto di qualità dopo Singapore. Con l'arrivo di Ricciardo probabilmente arriva anche quell'esperienza che ti permette di sfruttare meglio gli eventuali sviluppi della vettura. La macchina evidentemente è da prime 10 posizioni, l'ha riconfermato Ricciardo con un settimo posto in lotta con Russell, perché hanno fatto una lotta molto serrata, sono arrivati pochi decimi di differenza alla fine. È stato bravo in qualifica, quindi io a Ricciardo in questo caso merito un 8. Purtroppo è insufficiente Tsunoda, perché anche se ha rifatto dopo un rimonta sui suoi diretti avversari come Hülkenberg, Bottas e Zhou, ha buttato via dei punti che, come dici tu, potevano permettere di avvicinarsi ancora di più alla Williams, e questo sarebbe un risultato fantastico dopo la brutta prima parte della stagione. Continuiamo l'analisi, siamo quasi alla conclusione di quella che è la top 3 e troviamo un Alexander Albon con la Williams puntualmente in zona punti, quindi una ricollocazione della squadra che è indiscutibile. Sargeant è sedicesimo, ovviamente più staccato, e non ha finito la gara. Ma io credo che meriti un 7, perché comunque sta sfruttando al massimo una macchina che comunque qualche difficoltà ce l'ha ancora. Sono cresciuti un po' rispetto alla prima parte, però hanno ancora delle difficoltà abbastanza sostanziose. Lui merita certamente un 7, perché ha portato a casa punti importanti per la squadra. Devono lavorare ancora tanto. Sergeant purtroppo lo vedo in grosse difficoltà. Anche lui ha l'attenuante di essere per la prima volta su un circuito che non conosce, e non facile da assimilare, perché comunque l'altura crea delle differenze nella gestione della vettura, però in questo momento purtroppo è insufficiente. Veniamo al discorso della Alpine, decima con Ocon, undicesima con Gasly. Alla fine, cric e croc, i due francesi sono sempre lì vicini uno con quell'altro, arrivano al limite della macchina che è piuttosto basso. In altura il motore Renault soffre come nessun altro, abbiamo visto che avevano delle aperture che erano enorme, esagerate, quindi alla fine hanno raccolto quello che si poteva portare a casa. Gli dai la sufficienza tutti e due, perché poveretti hanno fatto il meglio di quello che potevano fare, non gli puoi dar di più, perché comunque erano in lotta, potevano, se ci fosse stato Tsunoda senza errori, era fuori tutti e due dai top ten, quindi, però hanno fatto il loro compitino. Come hai sottolineato tu, una vettura decisamente difficile da guidare, anche perché le aperture che devi fare per salvaguardare il motore vanno a discapito dell'aerodinamica in modo pesante, per cui direi che loro non potevano fare meglio, ma meritano, non hanno fatto errori, quindi meritano la sufficienza.
Proviamo Nico Hülkenberg, tredicesimo con la Haas, Magnussen costretto al ritiro per il cedimento della sospensione posteriore, brutto segnale quello, con una macchina evoluta che non sta funzionando, cioè il passaggio al disegno stile Red Bull. Sono un po' nel panico, diciamo, per dargli, è chiaramente molto grave quello che è successo a Magnussen. Per cui gli do un 6 solo per la botta che ha dato, la paura che certamente ha avuto, è evidente che è un guasto tecnico, è un brutto segnale che può essere derivante da un problema di costruzione, ma anche di una gestione non proprio corretta del chilometraggio dei pezzi di ricambio. Quindi direi che devono riflettere molto. Do un 6 a Hülkenberg perché aveva fatto una prima parte abbastanza buona, poi ha avuto un calo. E questo calo, e chiaramente noi da casa facciamo fatica a stabilire cosa può essere, se è un calo di vettura, un calo di gestione della vettura, un calo di concentrazione, oppure una volta visto che comunque nei 10 non ci vai, hai un calo psicologico. Beh, Nico, direi che psicologicamente è abbastanza carico, perché a livello di mercato è venuto fuori che interessa l'Audi, e insomma un marchio tedesco importante vorrebbe dire per uno che è a fine carriera avere una grande opportunità. Sì, io su queste voci di mercato andrei molto piano, perché stiamo parlando di un mercato nel 2026, cioè l'utilizzo. No, loro comincerebbero a prenderlo nel 25, quindi. Sì, ma vedi, va bene, perché lui scade il contratto a fine 24, ma il 25 è indoor, cioè è simulatore, perché purtroppo questo regolamento, se non cambia, io mi auguro che cambi, se non cambia non ti permette di andare in pista, per cui è un problema di simulatore. È chiaro che una casa automobilistica che entra deve trovare sul mercato il miglior pilota di esperienza che gli permette di fare gli sviluppi più importanti per arrivare al 2026. A fare è un nome talmente forte, talmente importante, che non può fare la comparsa. Quindi lui potrebbe essere quello che, in base all'esperienza maturata fino adesso, può dare un buon contributo. Veniamo all'Alfa Romeo, 14esima e 15esima con Zhou. Non si capisce mai dove sono. Una volta in una sessione te li trovi molto in alto, quella dopo molto in fondo, chissà. È difficile dargli. È chiaro che Bottas aveva fatto un'ottima prestazione in qualifica con il nono posto, e poi è inspiegabile queste diciamo, anche tu, perché era nono e decimo, quindi quello che è inspiegabile, poi quello che succede in gara. Abbiamo fatto una riflessione prima di carattere tecnico. Può essere che in gara abbiano dovuto anche loro abbassare le prestazioni del motore, quindi è inutile che ci nascondiamo dietro un vetro, per cui facciamo fatica a dargli la sufficienza, glielo diamo perché per l'incoraggiamento, con la speranza che anche loro trovino il bando della matassa, che purtroppo penso che sia più della casa madre per loro. Veniamo all'ultima squadra, stiamo parlando della Aston Martin, erano secondi nel Mondiale Costruttori a metà della stagione, ora stanno letteralmente crollando, nel crollo c'è uno Stroll che si arrampica in tutti i modi a cercare di stare davanti a Fernando in qualche situazione, entrambi non hanno finito la gara, hanno avuto problemi tecnici importanti, Fernando sta subendo una situazione che certamente non lo tiene su di morale, perché sta scalando man mano nelle posizioni del mondiale piloti. Ma qui è difficile dare una spiegazione. Certamente in questo momento è una squadra in confusione. Stroll, devo dire che qui ha cercato di salvare la faccia, di salvare anche la squadra. Ha fatto forse una delle non migliori, ma una buona prestazione in gara. Poi anche lui ha dovuto abbandonare. Non so per quale problema. Ah, gli è andata una macchinata, lo hanno parcheggiato a fine gara, quindi. Fernando ha lottato con il coltello fra i denti con un tredicesimo posto in qualifica, sta abbandonando la top ten. Nella prima parte di gara si era difeso con le unghie e con i denti,
poi è stato abbandonato io credo dal motore, o comunque un guasto tecnico, ma direi che in questo momento fanno fatica a arrivare alla sufficienza tutti e due, ecco. Diamogli un incoraggiamento, perché è inspiegabile questo cambiamento di rotta rispetto alla prima parte del campionato, quindi o non hanno interpretato bene le modifiche che hanno apportato o sono insufficienti le modifiche che hanno fatto, e qui emerge ancora una volta la forza di Adrian Newey, perché tu gli porti via i collaboratori, fanno un salto di qualità dove vanno e poi dopo non sono più buoni ad andare avanti per quella strada, quindi è da riflettere intensamente anche per chi cerca di rinforzare la squadra pigliando o cercando di indebolire la Red Bull. Caro Giancarlo, speravi di darti un riposino, invece ci risiamo martedì prossimo perché c'è il Gran Premio del Brasile e siamo a una tripla. Secondo te che effetto ha la tripla? Perché in un campionato con 22 gare arriviamo a una situazione di fine stagione dove si sommano fra l'altro trasferte che non sono proprio attaccatissime una con quell'altra. Ma credo che psicologicamente, fisicamente, direi più per i meccanici che per i piloti, certo. È uno sforzo enorme. Tre gare fuori, senza rientrare a casa, con ritmi monte e smonte, con tempi molto brevi anche per fare le trasferte del materiale, anche se molta roba arriva via mare, adesso non più come una volta. E indubbiamente è uno sforzo grande. Uno sforzo grande che dovrebbe fare un po' anche riflettere, perché quando parliamo di sicurezza, la sicurezza ci deve guardare a 360 gradi. Io adesso sinceramente non so quanto turnover ci siano le squadre, se fanno dei turnover, certamente dalla metà griglia in giù fanno fatica ad avere una squadra in più da movimentare per fare sì che riprendano e respirino i meccanici, gli ingegneri, i tecnici. Per cui direi che è una delle questioni da affrontare a bocce ferme. Parlano di crescere ancora, certamente 24 gare, ma parlano di farne ancora di più. Diventa difficile per noi essere sempre sul pezzo e raccontare le loro vicende, e penso che per loro che devono lavorare sia ancora più impegnativo. L'errore o il guasto di Magnussen la dice lunga, ecco. Quindi questo può essere un segnale che la FIA deve tenere presente. Allora, siamo arrivati in fondo alle nostre analisi. Amici, appuntamento, come abbiamo detto, a martedì prossimo per il Brasile. Cliccate in alto a destra la campanella per iscrivervi al canale di motorsport.com, così riceverete le informazioni dei prossimi nostri video. E commentate qui sotto, visto che i commenti stanno crescendo, sono molti quelli che stanno seguendo gli orientamenti di Giancarlo, l'uomo esperto che ha l'occhio lungo. Io ti saluto Giancarlo e ti ringrazio. L'occhio lungo con gli occhiali. Con gli occhiali. Ciao a Ciao, tutti. Un abbraccio a tutti. Ciao.